e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo insieme come far crescere i capelli più velocemente. È un video che mi è stato richiesto nonostante io abbia fatto un sacco di video sul canale. Iniziamo subito con questo video. Allora, sicuramente la prima cosa da tener conto è quella che tagliare i capelli può aiutarci a farli crescere, però non come si pensa, ma per una cosa che ho riscontrato personalmente, ovvero il capello comunque continua a crescere e in base alla nostra genetica può crescere più o meno velocemente dal cuoio capelluto. Però se questo capello continua a crescere ma noi non ci assicuriamo che il capello sia sano e che quindi non si vada a sfaldare alla fine, se noi abbiamo un capello che si sfalda alla fine il capello rimarrà sempre un po' a lungo uguale, o perlomeno crescerà, ma crescerà sfibrato, quindi vedremo appunto. Mi viene in mente una persona che conoscevo che non tagliava i capelli da tanto, e, o forse non li aveva mai tagliati in vita sua, e che in fondo aveva queste puntine sterminzite, che non credo che sia l'obiettivo. Quindi tagliate sempre i capelli, frequentemente andate dalla parrucchiera 1 o 2 volte all'anno, non tanto perché se li tagliate sotto crescono, ma perché se appunto volete farli crescere e quindi naturalmente il capello cresce da sopra e noi lo teniamo sano sotto, alla fine sarà più facile che il capello non si sfaldi verso la fine, quindi non rimanga lungo quant'è. Questa è una cosa che mi è stata confermata da una parrucchiera. Poi io riporto le nozioni che credo siano giuste, voi lasciate qui sotto quello che credete sia giusto. Un'altra cosa è quella di evitare lo stress. Lo stress incide molto su tutto il nostro organismo, ma anche sui nostri capelli, quindi cerchiamo di rimanere rilassati. Un terzo fattore è quello di massaggiare il cuoio capelluto con i polpastrelli. Sapete che io credo molto nel massaggio, addirittura faccio anche il metodo inverso, che è un libro, cioè che è un libro, che è un metodo che ho letto nel libro dei segreti di bellezza delle star di Hollywood degli anni 50. È un libro che custodisco con molta, molta gelosia, proprio perché in realtà l'ho scoperto per caso, l'ho trovato per caso a un mercatino. E non si trova in tantissime copie da quello che so io, ma comunque, visto che non saprei come reperirlo, è un libro che ho rilegato con cure, che tengo nascosto e non condivido con nessuno, ma quelle cose scritte nel libro l'avevo già riportata a voi in qualche video, però è un libro che custodisco con cura perché credo che le star di Hollywood degli anni 50 abbiano avuto meno chance, diciamo, come dire, artificiali per prendersi cura di sé, dovevano per forza avere dei metodi alla portata di tutti perché molte tecniche non esistevano, molte pratiche non esistevano e quindi o erano belle o non lo erano, diciamoci la verità. Oppure avevano il loro perché, però comunque si dovevano tenere con cose alla portata di tutti. Utilizzo un cuscino qualsiasi e noto che non mi succede niente rispetto a quello di seta, però molta gente è ancora fissata col cuscino di seta, quindi credo che sia una cosa un po' soggettiva questa cosa del cuscino. So che c'è gente che adora i cuscini di seta e io non ho riscontrato differenze e quindi continuo sul mio cuscino morbidissimo lo stesso. Altra cosa, pettinare i capelli con cura ti aiuterà a avere una lucentezza, a sbrogliarli, a togliergli la polvere, anche perché l'ideale sarebbe lavare il capello il meno possibile. Questo non vuol dire girare con i capelli sporchi, però il meno possibile, quindi avere uno shampoo che faccia per noi che abbia un buon lavaggio, che non sia troppo aggressivo ma neanche troppo delicato, in modo tale che ci lavi i capelli e questo capello ci duri più a lungo possibile. E poi arrivano tutti i rimedi naturali, che sono appunto sempre rimedi che più che andare a far crescere il capello più velocemente applicando questo rimedio, sono dei rimedi che riescono a mantenere in vita e in salute il nostro capello. Quindi dei rimedi che li rinforzano, evitano le doppie punte, evitano che si sfaldino, evitano i nodi e quindi il capello crescerà sano e quindi non si sfalderà e quindi sarà più lungo e più bello da vedere. E appunto ci sono tantissimi rimedi che trovate anche sul canale, ma che potete anche cercare, impacchi, maschere, chi più ne ha più ne metta. Posso dire una cosa che farà inorridire qualcuno?
Io la dico lo stesso, poi ovviamente so che magari qualcuno non sarà d'accordo. La cosa è questa: ho riscontrato che sul mio capello anche le maschere già pronte di brand che magari qualcuno evita perché ha dentro parabeni e siliconi, in realtà a me danno un bell'effetto. E io so che qualcuno dice, ma il capello così non è bello veramente, c'ha sul silicone, c'ha sul parabene e quindi alla fine non è sano veramente, non sano veramente. Allora, essendo che il capello quando lo vediamo qua è una parte morta, ok? In realtà tutti non cerchiamo il risultato finale, cioè tutti non cerchiamo il risultato per cui se la maschera del supermercato, dopo aver fatto gli impacchi degli oli, che io non escludo, mi può dare un effetto più sano, più bello, più voluminoso, più quello che vuoi, non è meglio? Cioè, perché no? Perché? Cioè, alla fine l'obiettivo dovrebbe essere sfoggiare dei capelli belli lunghi. E quindi cosa c'è di male? Meglio della piastra, io penso. Niente, queste sono tutte le cose che avevo da dire. Ovviamente sono i miei segreti, i miei trucchetti, non sono cose universali, non devono andare bene per tutti e non voglio insegnare nulla a nessuno. Mando un grosso bacio e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!